Quando nascono i fenomeni si riconoscono già da piccoli, in tutti gli sport e soprattutto nell'atletica. Eccellenza in una disciplina, sul velluto in altre. E nell'atletica il migliore esempio di tutti è stato Andrew Howe. L'aviere che ha battezzato il 2022 come suo ultimo anno, a livello giovanile e assoluto detiene una marea di record. Il suo nome appare 15 volte nei primati italiani outdoor, insieme all'inossidabile 8,47 nel lungo, e 5 volte in quelli indoor. Praticamente tutti in maglia studentesca Cariri. Ma c'è chi raccoglie questo testimone e a 17 anni da compiere il 7 febbraio è sull'ottima strada. Parliamo di Mattia Furlani, che domenica è balzato agli onori delle cronache un'altra volta. Lo ha fatto non nella sua specialità, l'alto, il suo personale a 2,17 a soli 5 cm dal record italiano under 18, ma nel lungo, tanto caro a Howe. Peraltro lo ha fatto nella prima gara dell'anno, ad Ancona, nella primissima uscita indoor dopo la preparazione al caldo fatta con i genitori e allenatori e la sorella Erika. Al terzo salto è con 7,47, solo 5 cm dalla miglior prestazione indoor allievi che appartiene dal 2001 proprio a Andrew Howe. Un record che sembrava invalicabile e che ora viene attaccato da Mattia, già primatista italiano cadetti nell'alto e nei 150. Un altro record è vinto e un'altra possibilità nel ventaglio del talento è stata estratta da questo giovane atleta reatino. Il successore di Andrew è già qui.